registratore diffonde la voce inconfondibile di Franco Tiano, una delle voci per antonomasia della festa della Madonna delle Galline. Lavora alacremente Angelo Burgio, il suo tosello in via Mangino riproduce la vecchia masseria di una volta con utensili e quadri, con ritagli di giornali e fotografie che ricordano intensi momenti di vita, come quando Tommaso Maria Fusco era parroco alla chiesa del Corpo di Cristo e non solo. Qui è la fede e il profano, come si dice, la festa tra sacro e profano. Il sacro lo vedremo all'apertura di venerdì dopo l'apertura della chiesa. In anteprima, mentre lavoro, vi faccio notare un po' quello che sto preparando del profano, della storia di Pagani vecchia e di ballate vecchie, tutte nel vecchio e nella storia. Angelo, con l'aiuto delle immagini facciamo il punto della situazione. Innanzitutto, noi siamo davanti a un letto antichissimo. Sì, è un letto che ha i suoi 120 anni, è un bambino. Chissà quanti bambini sono nati da questo letto, diciamo una battutina. E qua viene rappresentato quest'anno con una copertura sopra i tagliolini come si mettevano prima sul letto ad appoggiare, ad asciugare, mentre si aspetta l'arrivo della processione. E poi qualcos'altro che segnaliamo ai nostri telespettatori, che invitiamo intanto a venire numerosi. Sì, a venire numerosi, perché prima di tutto organizziamo per domenica all'ora di pranzo, nel frattempo che arriva la questione, organizziamo un pranzo per tutti gli ospiti gratis, offerto dai cittadini di questa strada e dintorni e dal tosello. Cuciniamo un bel tagliolino col ragù per tutti quanti, un panino, un po' di salame. E gentilmente, con la collaborazione delle signore della strada, abbiamo organizzato una cosa nuova per il sociale, per attirare gli ospiti, anche quelli di Pagani e fuori, e offrire, fare congregazione e stare uniti tutti. Questa è la cosa più bella che la Madonna chiede. E qua è tutta la storia di foto vecchie di Pagani, di ballate vecchie, vecchi mestieri, sempre tutti di Pagani, tra sempre qualcosa di sacro e qualcosa di profano. Poi ci è stato fatto, dove sta fisso già l'altare di Gesù, che stiamo costruendo un inginocchiatoio con Gesù che sta lì, che ci protegge sempre. Di qua c'è la storia, come ti ho spiegato, c'è anche la storia di vecchi giornali di quando c'era la guerra, di tutte queste cose, e viene composto tutto nei minimi dettagli, nel più possibile bello. E c'è il maestro. Il maestro, sì, è lui, Franco Tiano, è il mio caro maestro che voglio bene, e giorni fa sono passati 5 anni dalla sua morte e lo ricorderò sempre, e ti voglio sempre bene, Franco, la Madonna ci aiuterà sempre.